Finalmente! Finalmente! Io direi che finalmente ci siamo, bestiacce, finalmente possiamo darvi qualcosa. Possiamo darvi qualcosa di concreto. Oggi sono arrivati belli freschi stampati, belli caldi, stampati dalla fornace dalla quale sono usciti. Il risultato dell'intreccio delle menti di tre virgulti uomini e della mano di un altro virgulto altrettanto uomo. Un porno di creatività cicciato fuori. Finalmente, bestiaci, ci siamo! È arrivato. È qui il fumetto. Ce l'abbiamo fatta, è uscito. O meglio, non è ancora in vendita, però c'è. Quindi voi patron a breve lo riceverete e noi appena apriamo il Kindle voi potrete comprare la versione cartacea e non, ed eccolo qua. Eccolo qua. Questa è la versione ovviamente che abbiamo stampato e che arriverà ai patron con le firme di ognuno di noi. Adesso firmata solo dal buon Zadek. Comparso uno Zadek selvaggio, poc'anzi, che nel mentre che lavavo i piatti mi sono insozzato alla maglietta e mi sono ripromesso di cambiarla. Ecco, tia, non l'ho cambiata. E sono ancora sporco d'acqua sulla patta. E ecco qua. Ecco qua! Guardate che meraviglia. Non lo apro. Non voglio farvi vedere il contenuto di questa che sarà la vostra nuova Bibbia. No, assolutamente no. Perché domani ne parliamo, che ci sarà appunto Andrea e Zade, che ne parliamo insieme. È bellissimo, ragazzi. Ah, odora di niente perché ho i setti nasali completamente distrutti e non sento più niente grazie ai turbinati intasati, ma odora di qualcosa. Odora di ambizione, odora di volontà, odora di storie incredibili da narrare. Questo è soltanto il prologo, questo è soltanto il prologo. Ci sarà ovviamente il volume completo composto da prologo capitolo 1 e capitolo 2. Adesso siamo riusciti a stampare il prologo, pian piano stamperemo anche gli altri. Quindi questa è soltanto la parte iniziale con un narratore che narra quella che è l'antologia. L'inizio dell'antologia di Zero, il protagonista, guardate che meraviglia. I disegni sono fatti dal nostro buon Diego, con questo stile anni 80, incredibile. Un misto tra l'Occidente e l'Oriente che si incontra, dove cazzo si incontra qua in Lombardia? Ma è allucinante, è colpa di un bolognese e tre milanesi. Potevamo evitare? No, assolutamente, andava scritta nella storia questa roba. Noi siamo parecchio fieri, perciò chi di voi intende sminuire, prego, faccia adesso o taccia per sempre. Non potete parlare, io non posso sentirvi. Bene, bentornati. Si parte alla grande. Stasera Horror Night. Stasera Cry of Fear. Ho appena appoggiato il bicchiere di birra, il bucale di birra sopra il fumetto. Sono un idiota. Vabbè, questo fumetto andrà a chi di voi vorrà pagare di più, perché è firmato con la birra, direi, no? Vuol dire, che cazzo? Aspetta che lo sposto. Vi saluto, posso? Io voglio quella copia. E invece, posso? Cuscinetti, Yuko la nonna, Zadek, Pietro, Grace, Shauni, Elisa, frate, Pietro, di nuovo, Iaco, Nathan, Padella, Paella, Streamlabs, amazing, trovarti sempre qua a rompermi e darmi fastidio. Fermi, che macello! Ketron, Christian, Adelaide, Sara, Pedro, Peach, Matt, bastardo senza gloria. Def, Matt, Batzeba, sto diventando uno schifo, ragazzi, mi sto proprio lasciando andare, per fortuna. Yuri Albe, Lut Valhalla, Bo, ciao, benvenuto, Bo R, Leone, Giorgi, Nameless Infection, amazing, qualcun altro, il guaritore ferito, dai, ultima, perché sei ultima? Bella domanda. Garold, sei ultima, ciao, un generico ciao da parte di tutti quanti noi, da parte del maestro. Cos'altro volevo dire? Ah sì, questa settimana chi è? Chi è? Chi cazzo è? Non mi compaiono le notifiche. Ottimo. Gone. Grazie, bestiace. Grazie per i 5. Andateci piano però, perché sono troppi, un pochino meno. Allora, dicevo, questa settimana sarà una settimana all'insegna dell'horror, un po' come l'altra settimana e la settimana precedente ancora. Perché? Perché non ci sono giochi belli, ragazzi, non ci sono giochi belli da giocare. Prossima volta ancora, tra l'altro, con Andrea andremo a parlare anche del Microsoft Show Events, si chiama proprio così, Microsoft Showcase Events 2022, che noi andremo appunto, cioè andremo a discutere di quei giochini, che giochini non sono interessanti, che si sono visti, tra cui ad esempio quella meraviglia di Starfield, incredibile ma vero, non so se l'avete notato, è semplicemente Fallout, ma con le armi spaziali.
digitali e noi appunto vogliamo discuterne. Quindi non so esattamente quando nella settimana, ma ci faremo un 30 minuti di chiacchiere su quello, magari ne possiamo parlare anche dopo la live, se dopo la giocata adesso, dopo il gameplay di stasera, se volete intrattenervi più del necessario, tanto non avete un cazzo da fare perché la scuola è finita e voi non dovreste lavorare più, in generale nella vita intendo, non serve a niente. E quindi insomma funziona così e dico... mercoledì c'è The Quarry e anche venerdì c'è The Quarry e nel mezzo ci sarà quell'interlazzo e quello scazzo che è We Were Here Forever e Mario Spring, non è Mario Spring, come si chiama? Nintendo, come si chiama il tuo gioco? Non me lo ricordo più, meno male che ci hai contattati. Ma si può comprare il fumetto? No, l'abbiamo fatto per passione. Arriva gratis, sì, con un abbonamento, se vi abbonate a 99 euro alla settimana, vi arriva un fumetto, non il nostro. Okay. Dove si potrà acquistare? Dal panettiere. Altre domande? Per favore, fatemi altre domande. Vi prego. Ciao. Le foto segnaletiche per pubblicizzare Mario Strike, bellissimo, grazie. Una pagina a settimana a 99 euro, ok, ci hai dato un'idea. Di cosa parla? Ne parleremo domani nello specifico, comunque è un dark fantasy, il cui eroe, che era eroe non è, intraprende un viaggio alla scoperta di se stesso e del mondo che lo circonda e che lo costringe a una natura violenta. E diciamo che sono anni e rappresenta noi ragazzi, la nostra passione per i videogiochi, per i film, per le serie TV, ma tutti quei videogiochi, quei film e quelle serie TV che a voi non piacciono. E funziona così. Cos'è un fumetto? Dipende da che cosa stai leggendo, alcuni la chiamano carta da culo, però mi vuoi bene? Chiedilo a tuo padre. Allora, bestiacce, io direi di partire, che dite? Allora, io intanto ho schiacciato il tasto verde per giocare, quindi, insomma. Io lavoro con la carta da culo, deve essere qualcosa di meraviglioso. Basta! Si fermi! La legga! Lancio. Ecco che mi si sminchia tutto. This game contains violence. Cry of fear. Ma voi non state vedendo un cazzo perché questo programma non agevola. Vi sta piacendo Cry of fear? A me no. No, sì, mi sta piacendo, bello. Come non risponde il programma? Chiudi programma. Bene, è crashato il programma. Direi che la live, come al solito, parte perfettamente. Ti prego, che cazzo c'hai adesso? Facciamo ripartire il gioco, vediamo un po' se funziona. Madonna, ma che? Team Psicale, Gold Source. Dai, adesso non collassi più, non è vero? Streamlabs, per favore, Streamlabs. Anche tu, là sotto. Due schermi neri c'ho davanti a me. Anzi, lo schermo principale c'è il pallino giallo del caricamento. Quella cazzo di pallino giallo. Il cerchietto blu del caricamento. Che tra l'altro io lo vidi la prima volta su Windows Vista. Ed è rimasto lì ed è osceno. E non l'hanno mai cambiato. E il programma non si apre. Perché non parte il gioco? Devo forse per forza giocare a The Quarry? Mi stanno forse costringendo a giocare a qualcosa. Oh, è partito. Merda. Vediamo se però adesso si vede anche su Streamlabs. 5 fps, nuovo record. Ok, Streamlabs. Ci è quasi riuscito, si applica, ma non ce la fa in sostanza. Datemi un secondo. Dio Cristo. Aspetta. Why not? Ok. Load game. Via. A posto. Che? Dove sto? Che s'accide?
un serpente nello stivale. In tasca. Non è il mio. Feticista, pazzo. Ah no, qui no, niente. Si è spenta la luce. Che è? La recitazione. Send, Sandyman. Allora, io non mi ricordo più i tasti, quindi questo è un problema. Siamo senza vita. Siamo senza vita. Siamo senza futuro. Siamo slavi. Le due cose non sono correlate. Fermi! Dai! Non ho vita, non ho vita! Ferma, lasciami, lasciami, lasciami! Dov'è? Vedete, un vero uomo d'azione vive di istinti. Un segugio. Che bella faccina. Da quale corpo l'ha strappata? Non devo sprecare i proiettili, ragazzi. Devo trovare assolutamente della droga, della morfina per potermi... Insomma, ecco. Datemi un secondo. Allora, devo cercare di uccidere sti stronzi con un HP. Potrebbe essere un problema. Potrebbe essere un problema. Allora, questo viene da destra. E io lo so. Bower? Ho letto Bonner per un attimo. Ho vinto. Però è soltanto il primo. E io sono l'ultimo. Chiunque altro si frappone tra me e il mio obiettivo, the port is blocked on the other side and this dodge. Questa porta si apre, dall'altra parte non c'è nessuno! Ma non era l'altra porta quella con nemico la stessa identica stanza? Che sta succedendo? Come faccio ad andare avanti, ragazzi, con un HP? Allora, adesso basta. Adesso si parte col pro gaming. Consumo stamina se sparo? Perché no? Non devo sprecare i proiettili. Però è così bello il suono delle pistole. Allora, ho 1, 2, 3, 4, 5 colpi. Riuscirò ad ucciderne uno. Devo capire in quale di queste stanze c'è la morfina. Sono abbastanza sicuro che in una di queste stanze c'è una siringa di morfina. Proiettili. Ottimo, ottimo. Così uccido l'altro. Morfina? No, penna, penna, penna. Allora, fermi, vado a salvare. Vado a salvare, ragazzi. Vado a salvare. È sparito. Mica se cammino storto e male. Mi sta venendo il vomito, ragazzi. Mi sta venendo. Io non capisco come voi facciate a seguire i gameplay. Io ho provato a riguardarmi. Stavo vomitando, vi giuro, mi è venuta una nausea allucinante. Io soffro molto il mal d'auto, il motion sickness in generale. A meno che guido io, gioco io. Qua non c'è più nessuno. Questa porta è interagibile? Mi ci posso infilare? No, the door is locked. Qua ci serviva un nostro robo. Qui c'era nemico. Non mi ricordo più quale porta era la porta che dove ho ucciso il tipo. Di qua o di là? Qua o di là? Sinistra o destra? Questa è la sinistra, questa è la destra, ok? Questa. Ah. Sinistra. Quindi qua c'è il nemico. Ma respawna? Ok, no, non respawna. Ok, ottimo. Ok, basta, a posto. Quindi qua c'è il nemico. Ah no. Ah no, era qua. Era qua. Morfina. Boh. Via. Sta andando molto bene. Aspetta. Ah. Come l'estate, ragazzi. Jeff, welcome to the team. Questo è il nostro primo giorno, I'm sure your survivor has already gone over the basics. Immagino che il tuo supervisore ti abbia già detto le basi, delle regole. But here's a few things you want to know. Ma ecco alcune cose che devi sapere. Numero 1. Sei licenziato. Descrivi la cava abbandonata, bla bla bla, watch your steps. Numero 2. Le sigarette, la pausa sigaretta ogni 2 ore. Numero 3. Il supervisore è un cazzo. C'è proprio scritto, the supervisor is a dick.
Numero 4, ricordati il codice della sessione D, che non sappiamo qual è. You're going to be going back and forth all day, you'll need to memorize it. The code is 279, l'ultimo numero, è coperto in ink, e you can't read it. Allora, ricordatevi 279, l'ultimo numero, andiamo a cazzo. Ma non l'aveva già fatta sta roba? Come il presentimento che sta roba l'avevano già fatta? O sbaglio? O no? Lì ci sono delle chiavi. Qua? Posso interagirvici? I don't know. Vabbè. 2799? L'audio com'è tra l'altro, ragazzi? Datemi un feedback, per favore. La poccia è peccia. L'audio ok? Ma nessuno che si chiede se io sono ok. No, sto posto del... No, 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 no. No, no, no. Fatemi abbassare il volume nelle cuffie, grazie. Quando faccio le Horror Night, una cosa che mi piace particolarmente fare è mettere la gamba in una posizione tale in una posizione tale che mi si addormenta l'alluce, in modo tale che io poi non possa... Ah! 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 Ho vinto. Ho il coltello in mano? Sì, ho il coltello in mano. Lo si deduce dal fatto che fa il suono di un coltello, sentite? Comunque dicevo, mi piace addormentarmi l'alluce. Non so, mi piace la sensazione. Che sto suono? Che sto suono? Che suono è? Ah già, c'eravate voi qua. Salve. Ma aspettavo venissero tutte e due dalla stessa parte. Mica sembrano quei ragazzini iperattivi che solitamente fanno casino in classe, di nome Riccardo. Che quelli che si portano il martello da casa. Allora, prima di avanzare e uccidere, direi di cercare un'altra strada. Da qua sono arrivato. Oh merda. Wait a second. Ah! Cosa c'è? Pick up? Box of shell. Cosa abbiamo tirato su? Cos'era, ragazzi? Era un bussolozzo di proiettili per fucile? Ci daranno un fucile? Quale spoiler? Non hai un'arma tipo un manganello, per esempio? Dove sono? Ma da qua io ci sono arrivato, porca puttana. No, non ho un manganello. Ho un coltello. E una pistola scarica. Anzi no, ho un colpo alla pistola. Quanti colpi ho alla pistola? Facciamo andiamo sulla fiducia. E basta, mi son perso. Ci sono tre vie e mi son perso. Qui c'è una macchiettina di sangue. Che schifo. Ora come approcciamo i villici? Duonson Barrels, come ti meno a te? Qual è il tuo segreto? Posso lanciarti il coltello? Ghe. Ah, allora se esco il personaggio in automatico si metterà in piedi, perché questo gioco è una merda. È giustificabile perché è uscito nel 2012, ma è una merda. Allora, qui è difficile, ragazzi. Io devo studiarmela. Devo fare in modo che si picchino tra di loro. Ok, sono un pro player. Via. Mi ha colpito. Mi ha colpito. Ok, uno è andato. Mi ha colpito. Mi ha colpito. Ok, ok, come potete vedere non ho neanche perso un HP. Oh! Hello, motherfucker. Mio. Ah, pure l'accendino? A lighter you can use? Ah, posso accendere il fuoco. Dice. Abbiamo un fucile con 9 colpi. Che sto suono? Che sto suono? Ah, spavento, è la mia ombra. Calmi, calmi, Bonnie. Ok, posso accendere la benzina? Per prima. Sì, arriveranno dei mostri, guarda.
Posso usare fucile a pompa e... No, che non posso. Com'è qua? 3, il fucile a pompa è su 3. È su 3? È su 3, non me lo mette. Eh no, perché ho sbagliato, non è su 3. Vabbè, senti, equip. Merda, merda, merda. Allora, se non shotani un colpo... Ah, ah, ma che è? Io sono leggenda. Non vedo un cazzo, ragazzi, io so che uscirà un altro. Destra o sinistra? Dove devo andare? Sinistra? Non, io non mi guardo dietro, non mi interessa. Io non ho paura. Ok. Non sono preoccupato per niente. Wow! Bonnie! Orca puttana, orca! Ok, sono poco mobili. Sono simpatici anche. Non ho molti colpi. Ah, 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 carica, 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 carica. Veloce, 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 veloce. Che fai? Ah! Porca puttana, guarda. Allora, non... Ma te ne vai giù, no? Abbiamo solo sprecato tutti i colpi, ragazzi. Allora, dovremmo accendere da qualche parte la benzina, qua. Ottimo. E che cazzo, però. La porta di là si è aperta. Buono. Quindi adesso abbiamo la chiave, giusto? C'è nessuno? Il fatto che questo stronzo spari a dei nemici... Voi sapete che tutto ciò è nella nostra testa, vero? Che noi non stiamo sparando a un vero nemico e che tutto quanto è una finzione. E che io avrei potuto sparare a questo vetro, romperlo e andare dall'altra parte senza cercare l'accendino. Certo, non avrei poi trovato il fucile a pompa, però ehi. Ok, adesso abbiamo la chiave. Per quale porta questa? Pare di sì. Bello qui. Calmo qui. Voglio stare qui. Che succede? Ok, c'è un salvataggio. Però qua mi viene un jumpscare di quelli. Shh. Tutto sta procedendo secondo i piani. Shh. Acqua? Acqua? Minchia, ma c'è la sensibilità del mouse esageratissima. Fatemelo un attimo abbassare. È tutta una scusa per riprendere fiato. Allora, mouse sensibility. Passano un po'. Apply. Me l'ha applyata. Sì, un pelo meglio. The door is unlocked. La sensibilità è molto bassa. Fatemelo un attimo aumentare. Un genio. Mettiamo la metà. Apply. Me l'ha applyata. Ok. La sensibilità è una via di mezzo. Fatemela aumentare. Ritorno ai settaggi di prima, ragazzi. Apply. Perfetto. Che goduria! Però! Hey! What the fuck are you doing? Reazione completamente umana, vedi uno che con un sega ossa taglia via la testa a un altro essere umano che ha una maschera da gas, una maschera antigas in faccia e giustamente tu rispondi: "Hey, what the fuck are you doing?" Not you again. Wait! Quello suono nell'acqua ha fatto lo stesso splash che ti può fare un tordo nel cesso. Che meraviglia! Oh, hai mangiato la chiave ma dall'occhio. Mace. No, sei un altro di quelli che ti devo menare da dietro? Uela! Ti devo menare da dietro? Che è sta roba? Che è sta cosa qui? Come funziona? Che fa? Che devo fare, ragazzi? Non gli levo un cazzo! Forse deve colpire sta roba? Fallo. No, si gira, quindi non riuscirò a colpire niente. Non ho più colpi. Bene così, vabbè, altra boss fight. Vabbè, spariamo, cazzo, che devo dire. Non ho più colpi.
sto divertendo tanto quanto la prima volta. Ah, non posso fare lo sprint? Sì, no, posso. Scusi, preferisco affettare. Affettare? Ma che è sta roba? Ma cosa sta succedendo? Ma sta funzionando? Ma come funziona qui? Ma cos'è, una partita a tennis? Perché è molto noioso tutto ciò che sto guardando. Qualcuno doveva dirlo, ragazzi, che il tennis è una rottura di cazzo. Qualcuno avrebbe poi dovuto dirlo prima o poi. Per qualcuno voglio essere io. Per favore, sto per vomitare! Si fermi e mi meni! Tocca a me! Tocca a lei! Tocca a me! Tocca a lei! È palese che non sia questa la strategia vincente. Uccidimi? Uccidimi un po' meno. Volevo giusto vedere... Ok, non è un boss, è un mini boss. Lo si deduce dal fatto che mi ha ucciso. Allora, mi ha aperto come un melone. Una volta lo disse mia madre, non mi ricordo esattamente di che stava parlando. Ora, cerchiamo di capire come faccio a uccidere questa bestia. Idee? Le manopole le devi girare. Il golf, che cazzo c'entra? Dagli la scossa in acqua. Come minchia ti è venuto in mente? Ma a parte che mi scotto anch'io. Mi scosso. Gira i koi. E che? Giriamo i koi. Come la porta è bloccata? Ah già, devo andare di qua, scusate. No, non si può saltare? No, non si può saltare. Sì che si può saltare. Hey, what the fuck are you... Col tasto Enter. Allora, lui dopo un po' si stanca, abbiamo notato. Quindi devo girare sti affari. E giriamoli. L'ho girato? Ah, devo tenere premuto? Che palle. Allora, vieni fin qua. Oddio! Che succede? Ah, ecco cosa intendevi, dovevate dire con dai la scossa, perché siete degli spoilerini. Perché sapete già che cazzo succede. Ah. Ciò che avete visto è il vero pro gaming. Io non ho toccato la tastiera e ho mosso il personaggio. E ho mosso il personaggio. Guardate. Sto schiacciando avanti in questo momento. E tu lo sai fare? Che cazzo succede? Pronto? Oh! Ciccio! Che sta succedendo? Sta giocando da solo! E qua si scoprì il segreto, il twistone. Ogni gioco che portava a Coop TV in realtà era un gameplay preso da YouTube. Un po' come quei cantanti che cantano in playback. Lui non era mai stato un pro player. Carichiamo la partita. Ok. Guarda che col tasto Q cammino in automatico. Venghino, signori, venghino! Accorrete! La magistrale, bellissima presenza dell'uomo brutto! Ah no, non devo sparargli. Non devo far niente. Nice. Guarda, vieni. Fan dei kiss, mi dicono. Ah, ah, ah. Ok, ok, ho vinto in parte. Che musica del cazzo. Ferma, mamma, ci faremo male. No! Shh! Ho rotto tutto! Ho rotto tutto, fermi!
C'è Cristo senza testa, guardate questa immagine poetica. Game over, Cristo senza testa, load game, exfit è un cadavere. Esamine, così ammollo nell'acqua, il battesimo. Sembra un po', se girate l'immagine sembra una di quelle robe creepy che potete vedere sui social. Mi è scrocchiato un polmone. Rifacciamo, tanto non ho un cazzo da fare. Allora, dobbiamo tenerlo di là, sulla distanza. Non hai capezzoli, è uno scherzo di Dio. I capezzoli sono essenziali, ragazzi, perché come l'ombelico sono un punto di riferimento. Style! Ok, vieni. Sei un attimo... Air! Come? I need a key first? Ma no, ma questo! Ma porco! Scusa, t'ho visto distratto. Uccidilo! Ottimo, calmi, calmi, calmi. Prima o poi i vicini verranno a bussare alla porta. Allora, vieni di qua, guarda, andiamo di là. Andiamo, quello lì, quello lì, quello lì. O quello lì l'ho già usato. Non mi ricordo. No, non l'abbiamo usato, è una pulcina. Sì, sì, stai così, stai... No, stai rincoglionito. No, fermo. Orca puttana, cosa ho rischiato. Da 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 da. E salto. Secondo me si rialza. Quella sera. I'm going to need something to cut free that key. The locked is his door. Ah, magicamente questa porta ora è apribile. No. Cristo, ragazzi. Jumpscare, 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 jumpscare. Jumpscare, jumpscare, jumpscare. Allora, stiamo per avere un jumpscare. Io non avrò paura. Forgiato dal fuoco di mille battaglie. Xino. Principe guerriero. Ah! Ah! No? No? Ok. Ok. Morfina. Morfina. Ma questi qua si possono aprire? No. Perché se qualcuno non avesse capito sono armadietti. No, si è impalato di nuovo. Mi va da solo in automatico. No, ok. Quattro minuti per cambiare arma. Aspetta un attimo. E! Era dietro di me? No. No, 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 no. Ma che? Il PC non va perché c'è solo il monitor. Qua c'è una scatola che non si può aprire. E che ci devo fare io con questo luogo, in questo luogo? Mi porto via la seggiola a rotelle? Vabbè, usiamo la morfina che ho metà vita, intanto, nel mentre. Che voglio dire, mi sembra un posto acquattato dove drogarmi. Di certo qua non mi verrà una di quelle paranoie. Ah, c'era una sega per terra. Sembra un po', eh? Computer, sedia, sega per terra. Cosa cercano di dirci? Posso usare la sega come arma? No. Minchia, stanno per uscire bestie di quelle veramente raccapriccianti. Yeah. Ah! Ma va! Ha urlato lei, ho urlato anch'io. Ah! Ma che spara sto fucile, verità? Pronto?
Sei innamorata? L'ho uccisa? How? Fuori dai coglioni. Ok, incomodato d'uso. Via, poi vogliamo restituirla. Guardate la faccia di uno che sta segando. Cioè, è il modello poligonale di un manichino, questo uno. Come the dorky scored. Rust key found in this tomb. E non è questa. Combine? Ah, posso combinare le cose? Posso combinare il fucilazzo col coltello e ci faccio una baionetta? E che ci devo fare questa roba? Non lo poteva fare col coltello? E che cazzo ne so, ragazzi, ma avete visto prima che sono dovuto andare a cercare un accendino per spaccare un vetro? Cioè, capite? Ma neanche MacGyver al contrario, lui. Torna indietro. Why? Non mi sembra interessante. Ah, questa porta. Ma la mia destra c'è? La mia sinistra... Niente. Devo ricordarmi che quando si vede il salvataggio è perché siamo salvi. Done. Bello qui. Vorrei viverci in un posto del genere. Come gli scarafaggi mi piace l'idea di vivere in un condotto dell'aria. Che cazzo è stato? Cioè, non ho avuto neanche paura perché... No, un corridoio. Approccio migliore. Godersi l'attimo. Inspirare. Via. No, no, no! Ti sparo in bocca, eh? Bene. Ah! What do you think? Che cazzo ne so, mi piace, carino, però... Non è un po' arrugginito? Do you like this? Appunto, non è un po' arrugginito? Tu non sai niente. Non andare avanti da solo, pupazzo! If you just could understand... No, non voglio capire, grazie. I never want this. Ma chi sei? Non ci passo. Non ci passo. Ok. Ci sono i suoni... della morte. I just want you to die, just die. Ok. È un viaggio onirico, niente di questo è vero. Quindi stiamo tranquilli. Caputana, corri! Ramboy! De! Sda! No! No, non ho stamina, non ho stamina! Dov'è? Dove vado? Sto morendo. Sto morendo. Che schifo! Ah, Sara, calmi. Sì, la porta, la soluzione. Sto morendo però, perché non ho stamina. Ce la fai, ce la fai, ce la fai, ce la fai, ce la fai. Ah già, avevamo fatto un incidente, vi ricordate? Cioè non è che abbiamo fatto un incidente. Ci hanno fatto un incidente, nel senso... What was that? Che la macchina ci ha tirato sotto, quindi noi tutto questo lo stiamo vivendo. Hallucinations? Am I going insane? Shit. Che brutto shit. I need to get some help for the first chance and find a way back home. Sta vibrando, è un uomo deciso. Quelli sono gli occhi della determinazione e non della paura. Indossava la gas mask. Chapter 3. Ah, giustamente sono senza vita. La città non è sicura. Che è sto suono? C'è pubblicità della team.
Non c'è Chiara che fa cose coi piedi scritto sul muro? E non vedo, non posso aver paura di ciò che non vedo, giusto? Ah. Possiamo tornare in città? Non vedo un cazzo. Non so come io stia salendo. Non so quale appendice stia utilizzando per scalare la vetta. Che sto su? Vabbè, c'è una musica che stranamente... Oh! Morfina. Ok, penso l'abbiano pensata. Droghiamoci qua dietro il vicolo, vicino al cassonetto dell'immondizia, perché noi siamo spazzatura, noi abbiamo bisogno di aiuto. Sappiamo i nostri progressi, che non abbiamo mai fatto progressi nella nostra vita. Forse questo è il motivo per cui ci troviamo qua, vicino al cassonetto ad imitare l'immondizia. Attenzione. Il lampione, qui è dove sono stato concepito. Allora, con molta calma. Bello, fa schifo. Che è sto posto? Sono quei disegni che fanno i pazzi. Spavento! Che cazzo è? Are you okay? You better come home now. I'm setting worry. E chi sei tu? E chi lei? La mamma. Ah, la mamma, vedi? Vedi? The mamma. Sta nevicando o sbaglio? Ah no, sta nevicando foglio. Lo starnutire di lato. Che cazzo è? Oh! Dio buono. Vieni fuori. Ma sei... Non strisciare, aia! Addirittura i montanti. Eccolo lì, bravo. Basta il pavimento. Non ho più munizie. Non ho più munizie. Allora, sentite, sapete cosa c'è? Conviene andare col coltello. Questa porta è bloccata. Shh. Sto sentendo qualcuno strozzarsi. No, cos'è? È un orologio? Sì, è un orologio. Questa porta è chiusa. C'era qualcosa lì, c'era qualcosa lì, c'era qualcosa lì. Ah, altra morfina? Ottimo. Very good. Che cazzo? Vabbè, conigli. Citazioni incredibili ad Half-Life. Ronald Street. Posso prendere la subway su Anidon Saxon Avenue Street. Ok, dobbiamo andare alla Saxon Avenue e prendere la metropolitana, la metro. Lo vedete? La vedete, vero? Lo riuscite a vedere? Vi devo fare uno zoom corporeo. Ecco, vi faccio uno zoom corporeo. Questo è quello che si chiama polipo nasale. Oh, è là! E che bell'alberello! Guardate la faccia, guarda, la vedete la faccia? Devo dare fuoco a sta affare. Elo! Madonna, è che... Bella sta fantasia malata. Mi tocca? Pulito, raffinato. Dove ho salvato? Ah, da qua. Niente. Devo testarlo il gioco, ragazzi. Per capire bisogna soffrire. Spavento 2.0. Tu. Vieni qua. Boni. Ehi, porca puttana. Ok. Morfina. C'era della morfina.
Esatto. Fuori il fucile. No, aspetta, il fucile a pompa. Sì, dai, fucile a pompa. No, perché poi lo uso il fucile a pompa. È quella la... Cioè, se io mi tengo in mano un'arma così potente, rischio. Allora, qui abbiamo diverse strade, ossia una sola. Dobbiamo andare qua. Allora, c'è una pompa. Va tutto bene, va tutto molto bene. Forse di là posso passare, no, mi ucciderà. Io penso, suppongo che debba passare per di qua, perché questa porta, guardate un po', it's closed. Fide. No, ragazzi, no. Ma perché hanno aumentato in questo modo i suoni? Chi c'è? Dove sono? Cos'è successo? Sono inciampato sui miei stessi piedi? È questo ciò che provoca una dipendenza? Madonna santa, madonna. Allora ragazzi, mi sa che quello lo devo buttare giù a colpi di fucile. Cioè l'ha scelto lui, non l'ho scelto io. Ma perché mi meni? Cioè, qual è veramente il tuo... Qual è il tuo scopo? Comunque, io qua rido e scherzo, ma in realtà il gioco è tutta un'enorme allegoria sul suicidio e sulla dipendenza. Non so se si era capito. Quindi qua adesso un momento serio della live. In realtà il gioco appunto è una mod di Half-Life. Cioè, in realtà è una mod di Half-Life. Del 2012, per chi non lo sapesse, perché magari sta guardando per la prima volta con questo video, dove lo sviluppatore, i 4-5 sviluppatori ovviamente del nord Europa, perché insomma lì non sorge il sole, ci sono solo lacrime. Giustamente hanno voluto rappresentare la loro visione della vita, una triste vita. Ci hanno voluto rendere partecipi. Ora, era necessario? Allora io t'ammazzo. Gliel'ho detto, l'ho fatto, perché io mantengo la parola. Il problema è che ce ne sarà un altro. E io col coltello come cazzo faccio? Che suoni sono. No ragazzi. Non posso usare il fucile a pompa, perché se uso il fucile a pompa non posso tenere in mano il telefono. Se non tengo in mano il telefono non ho luce. Se non ho luce non vedo. A meno che mi oriento sparando e usando il flash del colpo per capire dove cazzo mi trovo. Ma ho solo un proiettile. Vedete, qui non c'è nessuno. Fucile a pompa. Ok, il gioco mi sta tirando. Mi sta tirando dentro. Ah no, beh dai, ok, un po' di luce c'è. Ok, sì, qua devo sparare, ragazzi, perché il gioco mi sta palesemente dicendo che devo fargli male. Calmi! Allora, io vado avanti, torno indietro, così triggero, torno indietro, ok? Sda... Non vedo. Qual è la strada corretta? Figa, mi sono già perso. Ah, di qua? Suppongo debba andare di là io, no? No. No? No? Ma va a cacare, va! Maleducato. Come faccio a entrare qua dentro? E non ce la farò mai entrare qua dentro. Sto gioco non va. Devo passare di qua, secondo voi, ragazzi? No, non credo. Semplicemente un salvataggio.
Ah, caricatore da pistola. Oh, fermi. Boni, boni. Ottimo. Ah, lui è sparito. Ottimo. Ottimo. Ehi, salta covatta. Ragazzi, è difficile. Vi giuro, non è... per carità, io non sarò capace, quello che volete. No, non la voglio sprecare adesso la morfina. Però vi giuro che è difficile fargli fare quello che voglio. Vedete? Perché anche se salto prima, non va. Se salto, mi accovaccio, sbatto la testa. Quindi credo che io debba passare da un'altra parte. Prova a saltare ora che è sparito. Ragazzi, vedete? Anche se salto e basta, non si attacca. Non capisco mai come cazzo fare sta roba dei salti. E quello è il problema, quindi o questa è un'altra strada. Figa però, Ciccio. È una controllatina dallo pneumologo agli pneumatici. Va tutto bene? Ma perché sto tornando qui? Dove cazzo sono? Dunque, da qua siamo arrivati. Che schifo i suoni della dannazione. No, vabbè, da qua siamo arrivati e non c'è un cazzo. Quindi devo procedere per di là, ragazzi. Niente da fare. Come la finestra all'inizio. Ragazzi, io adesso adesso perdiamo 20 minuti. Li contate voi? Talmente buio che la luce non passa. Accovacciati e salta. Quindi mi accovaccio e salto da accovacciato? Bravi. Era una scusa per non procedere col gioco. Ora non riesco a procedere in generale. Ok, adesso mi infilo. Mi insinuo. Che cazzo spegni qua? Se tu rompessi... Niente, usiamo il coltello. Oh, oh, non ho tutto il giorno. Shh. Ok, due nemici là. Qua non c'è nessuno. Ce la posso fare. Allora, all'America Sniper. L'ho preso? L'ho preso? Ah, mi hanno mentito! Sono i due! Veloce, veloce! Ah! Ma che cazzo! Quello è sceso. Da sinistra, da destra? Guarda come corre. Come corre bene. Sono proprio fiero di lui. Questo prendeva. Ah, mi ha fatto il giro. Ah, c'è un altro ammanettato. Qua? Non so perché mi aspetto di vedere una roba alta, lunga e magra. Ma non posso perdere 20 minuti. Tu dimmi. Morfina? No, c'era una monetina. Oggi ho trovato un euro per strada, ragazzi. Non mi capitava da 28 anni. Un euro. Rendetevi conto. Mica che salto indietro ho fatto. Un parkourista. E sono in due. Salve. Non gli dispiace se deturpo il suo amico. Porca puttana. Ai. Bravo, mena tuo amico. Allora. Cucchia il danno però, ragazzi. È morto. Shush. Non ho più vita. C'è della morfina? Sta diventando un'ossessione. Un'ossessione sta diventando un'ossessione.
Ma non voglio sprecare fucile a pompa, ragazzi. Poi mi serve. Non si sa mai. Allora qua, se si può procedere, dico, vuol dire che qualcosina di nascosto ci sarà. No. No. Che il gioco vuole aiutarmi? No. Allora. Poi io voglio farvi sudare il gameplay. Metro alla volta. Attenzione, jumpscare, 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 jumpscare. Ho vinto. No. No, perché è inerme. Non è in grado di ferirmi. Non è una minaccia. È solo malato. Va aiutato. Non va abbattuto. Molto semplicemente. Allora. La morfina non ce l'ho. A parole tue. Non con la lingua, ho detto parole. Porca di quel... Signor Putin! È andato. Attenzione, perché da destra e sinistra potrebbero piombare nemici. Della madre patria. Allora. Boni. Sto palesemente vincendo. Sono senza stamina. Vedete, quando si è senza stamina, si spara. Allucinante. Mica, ma quanto ci vuole per la stamina a recuperare? Guardate che roba. Diamogli un attimino per ragionare, ragazza. Chi lei? Cerberug, grazie mille. Tutto Valhalla. Col calcio al fucile lo stordisci soltanto? No, no, gli faccio danno perché ho notato che gli faccio da... danno. Cash. Vaffanculo. Sono qua incastrato in queste cantine con i limonatori seriali e non c'è neanche la degustazione dei migliori vini. No, no, colpisco, colpisco, colpisco. Colpisco. Un po' meno. Porta. Alla quale, che non è accessibile. Vicolo. Che non è assolutamente consigliabile. Jumpscare. E invece no. E invece sì. Ancora. Tridimensionale. È uscito dallo schermo. Come faccio? È troppo veloce. Io non ho stamina. E non ho vita. E non ho voglia. Come faccio? Hai i roller sotto i piedi. Sono stati banditi i roller. A noi eterosessuali. Non so perché. La stasi? Simpatico. Non, come facciamo? Strategie. Sali sul bidone. Ottimo. Salgo sul bidone. Da dove cominciamo? Da qua. Salgo sul bidone. Allora, vediamo prima dov'è il bidone. Quel bidone lì. Ce la faccio a salirvici? Ma vabbè, ma mi siega le caviglie. Mi pota. Un centimetro alla volta. Secondo me devo sparare e scappare. Allora, io quanti proiettili ho? Quanti proiettili? Ho 5 proiettili. Sono 5. È un po' più piccolo l'HUD, per favore, perché non mi sanguinano abbastanza gli occhi. Solo che io non posso correre, quindi dovrò sparare. Devo fare così. Sta a vedere, eh. Non posso più fargli male. Cos'era quel... Non posso correre, ragazzi. Mi sa che siamo fottuti qua, eh. Se non trovo della morfina, qua non mi posso curare. Qui è tosta. Guarda che c'è per terra.
Allora io provo a scappare, ma non garantisco. Vabbè, ci proviamo, dai, vaffanculo. Mi ero dimenticato di un piccolo dettaglio. La stamina finisce. Come faccio, no? Come Flash. Salta scappando, ma non è Fortnite. Bellissimi suoni della morte. Dillo a un funerale, ti prego. Vola, ottima idea. Attestate, builda e fagli headshot. Usa limiere, ottima idea. Ma non è che lo ammazza mentre lo cerca. Secondo voi lo posso uccidere? Crea uno scudo. Come? Con preghiere e rametti di ulivo? Cosa devi fare? Sommario dei colpi, allora. 5 colpi del fucile a pompa. E... 0 colpi, ma... Del... Cazzo è successo? Cosa ho rotto? 0 colpi del... Non guardo. Mi fermo. Capita, la stamina la mando a intermittenza. Giro del... Mi devo infilare lì! No. Non è che mi devo infilare all'interno di quella... Ce la faccio a passare tra le due fessure del palazzo? No, è impossibile. Sono troppo... prestante, ecco. Non posso fare effetto sogliola all'interno di quella... mi si incastro già io, però prima di incastrarmi io così... Addio, è stato un piacere. Oh, no ma... Corri col coltello? Ma la mamma dice di no. Ragazzi, il problema è che sono, ho anche le gambe rotte, perché ho sprecato l'ultima cazzo di morfina per quello stronzo lì. Ma io posso morire per della follia? Non c'è qua una cosa di morfina buttata per terra? Dai, gioco, ma non fare lo stronzo. Adesso cazzo di soluzione. Ora, ignoriamo la paura, ignoriamo. Sto correndo come una scimmia. Addio, è stato un piacere, è stato bello, non corro più, è la fine. Però non mi sta prendendo, incredibile, forse riesco a svoltare l'angolo, eccezionale, se la sta cavando. Non morire, continua così, confondilo col delirio. Stai sempre un passo avanti a lui, è furibondo, incredibile, è dietro di me. Quando non mi ha colpito, è lì che sono morto. E quella è stata la sua strategia, è lì che mi ha fregato. E l'altro mio problema è stato che ho salvato la partita. Senza items. Ma che è? Una motocross? No. Sembrava un beat. Caramba. Mettiti in creativa. I trucchi. Lorix, i trucchi. Geniale. Non ho gli item, ma possiamo superare quei trucchi. Ci sono i trucchi, posso attivare i trucchi. È vero. Perché altrimenti dovrei tornare indietro e trovare delle risorse. Ma ho voglia? Bella domanda. Ma non è che qua c'è una morfina per terra? È permesso raccogliere gli aghi da terra? Questo gioco insegna di sì. Vi sto dando un po' di tempo libero per i timpani, ragazzi.
facendo provare quella che è una streaming da pro player. Poi se mi va leggo anche la chat, eh? Se mi girano i coglioni. Un cestino dell'immondizia, una disca di pesce, qualcosa da inalare. Ma questo mi fa... Sono spawnati di nuovo gli stronzi? Ah, dall'altro lato però. Ma mi tocca... No. Olè! E niente. Ho visto della morfina nella bici. Chiederò un globo la prossima volta. La morfina nella bici? Ma il legame? Sì ragazzi, se è cheat non me frega un cazzo. Mi dovete andare però su internet a cercare come si cheat. Date una mano a me, io do una mano a voi. Giusto per farci spawnare nell'inventario una roba di morfina, così superiamo il livello e basta. Perché non sto qua a impazzire a cercare della cazzo di morfina. O cercare di fare sto pezzo senza la morfina, quando è palese che io debba farla con la morfina. Dov'è la bici, scusami? Qua. E io ti ho creduto. Ma per terra? Che va lì? Che? Oh! Napoli, 2022. Dietro cosa? Dietro? Chi? È un ricordo. È il passato. Andiamo avanti. La bici nelle scale. Non si parcheggia la bici sulle scale. Rompe i coglioni. Le bici sulle scale le prime che vedi. Ma ero andato là. Le bici sulle scale. Ritorniamoci. Porca puttana, gli infarti che mi devo prendere quando il malleolo svirgola. Dio buono. Le prime bici che vedo. Ah. E dove cazzo è la morfina? Bugiardi. Non c'è, ragazzi. Ma non c'è. Oh, i miei occhi, fino a prova contraria, funzionano. È molto difficile sgamarla, effettivamente, perché è una penna per terra. Qua. Poi io non è che abbia un cambio di angolazione. Cioè, proprio con sto mouse, cazzo, non riesco. No, niente. Dietro il palo? Ma ragazzi, ma stiamo cercando veramente un ago in un pagliaio. Ma qua, possibile che non ci sia della morfina qua dentro? Mi sembra veramente strano, perché abbiamo affrontato tre nemici e poi c'è una boss fight e non mi danno della morfina per poter passare il nemico? No. Purtroppo per i cheat serve cheat engine. Come? Se hai la vega di andarlo a scaricare? Assolutamente no. Chiudiamo qua il gioco. Prova accanto alla macchina. Perché poi per terra ogni tanto vedi ste robe rosse e sembrano delle strobe rosse, ste robe bianche e sembrano delle siringhe. Allora, attenzione, perché potrebbe sbucarmi alle spalle un altro birichino. No. E se scappi da dove lui arriva, muoio, perché lui arriva da dove scappo. Dove sto scappando. Sto guardando ovunque, non c'è un cazzo, ragazzi. Alla macchina sotto sopra. C'erano. Mi piacciono i versetti che fa. Grazie. La macchina ribaltata al cinema. Dove c'è il nemico? Ma non è vero che stai lì. Cioè dice il nemico e muoio. Ti ho trollato, bro. E poi iniziate a dire ste vaccate. Devi correre fortissimo via dal tipo. Ma lo so, ma non ho stamina. Non ho vita. Almeno se mi dà su un ceffone, magari mi bisciotta. Però con questa poca vita mi sciotto una volta sola. No, se, allora.
Se io gli sparo allo stronzo, lui non si ferma. Continua. Infatti ci ho pensato, ma non si ferma. Cioè, ci possiamo riprovare, ma se gli sparo allo stronzo non si ferma. Quindi è un po' un macello. La stamina ci metto una vita a recuperare, ragazzi. Una vita. Cioè, ci metto circa mezzo minuto per recuperare la stamina. Usa il calcio. E dipende se la portata della sua motosega è più lunga della portata del mio manico. Come non ci sono più i cheats? Li hanno disabilitati anni fa. Ma perché dovrebbero disabilitarli? Nel culo, le mani, le manine, eh? Calmi. Ah, si avvicina, lo metto. E se... Uela. Este. Ehi. Incredibile. No, il muro. Devo imparare a memoria la strada. Allora. E qui venne a conoscenza della sua debolezza, la memoria. Figa. Quale cazzo era la svolta? Sinistra, destra? Abbiamo una strategia, ragazzi. Attenzione, abbiamo una strategia. Allora, da qui lo vedo. Sinistra, destra. Poi devo andare a sinistra o destra? Cammina senza correre? Mi ucciderà una certa. Sono sicuro che mi ucciderà una certa. Sinistra, destra, sinistra? Zig zag? Siamo andati. Eh no, è il contrario, quindi è destra. Sinistra. Destra. Non ho più. Ma dove devo andare? Sinistra. Giustamente, se ci giriamo al contrario, cambia la direzione. Quindi è destra, sinistra, destra. Però qualcosa mi ha fermato, forse era un palo. Forse era un palo. E se cammino e basta? Vediamo. M'ammazza. M'ammazza, cazzo. Ah! M'ammazza. M'ammazza. Ah. Oh, ragazzi. Sta funzionando. Sono vivo. No. Ho sbagliato. Era la porta giù. Era la porta. Ah. Non ci credo. Quindi non ho la vita per correre, per schivare, ma ho la vita per saltare 3 metri e mezzo. Quindi bastava camminare. E questi doccioni? No, la bicicletta rossa, hai sbagliato, però è proprio un'aberrazione cromatica. Non come ti vesti, ma come ti porti. Nuova serie. Ah, i giovani d'oggi. Stai zitto, soffri in silenzio. Anche se hai la gamba a uva in questo momento. Un caricatore così donato a gratis? Mi state freccando. Della morfina? Ma possibile che l'abbia ciccato? Cazzo, il secondo colpo lo cicchi in te. Guarda! Ma non ci posso credere che ho sprecato già 4 colpi. C'è della morfina per terra. Ah!
Ah. No, da dove mi fa ricominciare? No, ma che cazzo, ragazzi, dai. Ma un caricamento, ma figa, no, no, no. Ora. Allora, qua c'erano i no, fermi. Qua c'era il proiettile. Allora, facciamo una bella roba, guarda, adesso ti spiego come funziona. Tanto carichiamo l'arma. Ora io con estrema capacità, un colpo alla testa, un colpo al cuore. Un colpo alla testa, un colpo al cuore. Ha fatto un suono di morte, ma non è morto. Un altro colpo al cuore. Tre colpi. Quattro colpi. Il gioco va a cazzo. Fucile a pompa. Detto anche pump fucile in inglese. Prendiamo la mira. Scaduce. È andato? Ottima là. Ce n'è un altro. Vedi? Ce n'è sempre un altro. Non l'ho preso! Mi sto rompendo leggermente. Sono scarico. Ma se provassi ad entrare in quella finestra, in quella porta che c'è? Che dite? Potrebbe funzionare? Ah. Quindi dicono che se continui a sbagliare, cioè la prima volta ci sta, la seconda volta può capitare, la terza volta sei stupido. Io invece la prima volta ce l'ho fatta, la seconda volta ce l'ho fatta, la terza volta che sono morto apposta. Come funziona? L'unica mia consolazione è che questo fastidioso suono che fa lo stronzo lo state sentendo anche voi. Mi ricordo un parente che cadde dalla rampa di scale della chiesa a un funerale. C'è questo suono. Era un funerale di un altro nostro parente. Scivolò e fece giù per le scale. Ora vediamo se riesco a non morire per i nemici base del gioco. Avete caldo? Mi dispiace, ragazzi. Lo so, avete ragione. Tenete duro. Non vuole morire, è proprio recidivo. Pensate che io in casa ho 20 gradi, perché io senza aria condizionata, sopra i 20 gradi inizio a stare male. Ho 20 gradi in casa, quindi cosa è successo? Adesso vi spiego. In pratica, fuori ce ne sono 40, sono percepiti 38 gradi, ok? Uscendo ho sentito letteralmente il teschio uscirmi dalla nuca e l'anima lassare il cranio.
perché è lì che risiede l'anima, per lo sbalzo termico. Ho camminato 500 metri sotto il sole e cemento. Qua c'è solo cemento, ragazzi. Per arrivare verso la banca dovevo fare un'operazione. E... stavo svenendo. Letteralmente, vi giuro, stavo svenendo. Ma ho deciso di non svenire. E non sono svenuto. Ok, abbiamo un'arma e un telefono. Siamo responsabili. Bello qui. Cos'è, uno spogliatoio? No, 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 no. Ah! Vaffanculo, ok. Mi devo rifare tutto da capo? Io dovrei rifarmi tutto da capo senza un salvataggio? Eh? Devo continuare a morire per questo nemico? Da dove? No. 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 Adesso ci facciamo quattro chiacchiere, ragazzi. Ci guardiamo il trailer a breve, tra 10 minuti esatti finisce il gameplay, ci guardiamo il trailer di... Commentiamo insieme il trailer, le reaction che vi piacciono tanto, e il trailer di... dai, lo sapete come si chiama? No Man's Sky, ma fatto dalla Microsoft. Mi batte forte il cuore. Uno dei miei tre. È difficile rimanere seri e concentrati. Ci siamo. E fin qua ormai siamo in grado di giostrarci in questa situazione. Ci servono per forza quei colpi di pistola. Ci servono sparati nel corpo del nemico? No, potrebbero anche servirci in testa, dal momento in cui io, francamente, non vorrei andare avanti in questo gioco. Attenzione! Perché a volte fanno finta di non esistere? Guarda! Cioè, ragazzi, non capisco! Quanti colpi devo sparare? Con quanti colpi muore? Come funziona sto gioco? Non vanno giù, non vanno giù, non vanno! Centro. No, carica, carica, che quello arriva. Non può, non si può con un fucile a pompa non prendere un bambino. È impossibile, è impossibile. Come si fa? Ma cazzo, ma neanche gli americani c'hanno sta mira. Nei film, ovviamente. Non vorrei che qualcuno si sentisse offeso. Affanculo. La prossima volta lo continuiamo. Sempre che non bandino il canale. Dopo questa meravigliosa uscita. American Sniper, sì. Quit, è quello? Yes. Ciao. Ho salvato? Beh sì, direi di sì. Allora, adesso ci sono 26 gradi, C sereno, c'è scritto. Le previsioni della prossima settimana sono... Quali sono? Vediamo. Per curiosità, qua in Lombardia. 31 gradi. 31 gradi alle 4 del pomeriggio. Alle 18 una persona a caso si spegnerà ogni minuto. C'è scritto così nel meteo. Una persona a caso si spegnerà. Ok, quindi cosa dobbiamo fare? Far finta che vada tutto bene, che il surriscaldamento non esista? Che Trump aveva ragione? Che va tutto bene? Che fa sempre più freddo? Io vado. Ciao, alla prossima a tutti quelli che mi hanno usato finora e che adesso mi possono buttare via come una frazione del loro tempo. Arrivederci. Ora, YouTube, mettiamo una musica di sfondo. No, che cazzo dico? Dobbiamo vedere il trailer.
Ragazzi, abbiamo chiuso qui per ovvie ragioni, non ho voglia di ripetere 5 volte le stesse cose, quindi prossima volta ce la faremo, perché sarò anche più reattivo e cosciente di me. E ora, Capcom Showcase Livestream non mi interessa, Stranger Things dietro le scene non mi interessa, The Lady di Yotobi di 7 anni fa, perché non mi interessa? Voglio capire incredibili gli annunci, Player Inside, sta roba, no, voglio vedere... Allora, aspetta un attimo, come si chiama il gioco? Interstellar? No. Come si chiama? Non mi ricordo più, ragazzi, perdonatemi. Aia. Starfield. Starfield. Grazie. Ma c'era la maiuscola attiva, ecco perché stavo perdendo. C'era il caps lock inserito nella tastiera, ragazzi, abbiamo perso per questo piccolo dettaglio. Allora, Gameplay... vediamo un po', 15 minuti. Figa, posso vederlo direttamente dalla Microsoft? Possibile che io non possa vedere direttamente dall'evento Microsoft? No. No, devo per forza vederlo upscalato da Evrieye. Andiamo su Evrieye e guardiamo insieme Evrieye. Chiudiamo qua e via. Prepariamoci, ragazzi, a qualcosa di abbastanza sufficiente. Allora, io ho già visto qualcosina e non vi mentirò, non mi entusiasma più di tanto. Se non fosse che mi ricorda tantissimo Fallout 3, il che mi fa piacere perché Fallout 3 è stato il mio gioco preferito della Bethesda. Si sente? Sentite? Certo, se stessi zitto. Si sente? Vabbè, comunque... Quindi, ricordandomi, Fallout 3 mi ispira e quindi sono abbastanza propenso all'acquisto. Però lo comprerò comunque, cioè non utilizzerò il Game Pass, ma lo comprerò proprio perché voglio acquistarlo. Mi piace collezionare i giochi, mi piace lamentarmi del loro costo. Non si sente un cazzo, ma proprio con la K, No, si sente, ma forse mi si è abbassato il volume delle cuffie, sì. Una cosa che ho notato è che intanto le animazioni sono rimaste identiche. Cioè, sempre in linea con lo schifo della Bethesda. Starfield, 15 anni dopo. Ma io non voglio sentirti parlare, Todd, che dopo quello che hai fatto con Fallout 76, tu non mi devi neanche guardare, con tutto il rispetto. Oh. Come inizia, così? May 7, 2330. Ok, siamo nel 2330. Beh, che dire, non c'è un cazzo. Crit, la luna di... Kronk. Questo è grafica di gioco. Immagino uno possa cambiare la visuale per vedere tutti... La ficcaggine della propria nave, non è vero? Bella. Ah, ma siamo antropomorfi di natura? Minchia, quanto è Fallout. Porca troia, quanto è Fallout, ragazzi. C'è proprio le stesse animazioni. According to the scanners, the abandoned research facility is in this direction. Andrea parlava così la prima volta che ha svapato. E no, pensavo che non fosse un robot, pensavo fossimo noi dentro un esoscheletro. Sto pezzo è l'uscita dal volo di Fallout 3? No, altrimenti c'era Megaton. Non dire cagate. Questo pezzo, sì. Perché per andare al Vault... Bello. Carino. Ah, si fa i cazzi suoi. Ah, quindi c'è anche, diciamo, una gerarchia, una biologia, un comportamento nelle bestie. Si, guarda, si muovono in branco. Eccezionale. Il piccolino... Pensa ad andare a un parco e vedere le papere così. Ecco, qua c'è la parte No Man's Sky, che francamente avrei preferito facessero sparire dalla faccia della terra, perché è noiosa e inutile in tutto, in tutti i cazzo di giochi. Sono bestie specifiche? Research Lab. Essendo il 2300... Ah, i pirati!
Essendo 2300, qua vediamo anche un pochino di gunplay. Bello il... Ah, sappiamo volare, siamo degli dèi, ottimo. Ci siamo fatti male perché gli dèi possono cadere, gli dèi possono... Guarda che meraviglia, è tutto uguale. Quindi, dicevo, essendo nel 2333, c'è, è futuro ma non tanto distante, è solo i 200 anni. Quindi ci sta che sia abbastanza riconoscibile. Humans Gate Through. Abbiamo ucciso un pirate. Abbiamo ucciso due pirate. Ah, possiamo... Figa, questo... Questo gameplay di Cyberpunk mi ritorna ogni volta e mi fa male. Ah, possiamo cambiare l'arma... No, ma hanno tolto lo spav? No, eh. No, eh. Weapon case, ok. Vabbè, minigioco per aprire le casse. Carino. Questo... Vabbè, mi mancherà la serratura, però. Ci sta. Che cazzo è quella roba? Ma è uscito da Apes. Apes Odyssey. Attenzione, abbiamo un Drogan. Ah no, un Birokan. Un pirate, un Birokan. Allora, abbiamo un Birokan, un pirate, poi... Cazzo è sto qua? Ma scusi, in vacanza, che sta facendo? Ma mi meni? Ma che è successo? Si è esploso! Terza persona, ottimo. Gameplay mi fa cagare, ragazzi. Cioè, non il gameplay, ha palesemente rubato la giacchetta a qualcuno prima di arrivare qua, perché era senza giacchetta, gliel'hanno data una proprio. Tieni, mettiti questa. E il gameplay mi fa schifo. Non lo so. Come gioco da Maranza. Non mi piace. Il gunplay, sì, il gunplay, il gioco dell'arma, il gioco, quel feeling con le armi. Gioco? Quale? Questo? Starfield. Il movimento anche. In the future the game is set in are the last group of space explorers. To meet them, you'll head to the capital city of New Atlantis. C'ha questa giacchetta che effettivamente... Spazioporto di Montressor. Il pianeta di Jameson, perfetto. Le animazioni sono quelle della camminata che ormai siamo allenati a riconoscere. Avete notato che l'animazione di camminata del robot e l'animazione di camminata dell'essere umano non cambia? Bello però gli effetti della pelle. Welcome to Constellation. Com'è successo questa pomiciata improvvisa? Che è questo stacco incredibile? Ah, le cuffie. Ma i pigli per il culo. Cioè, scusami, siamo qua per sapere, per porci la più grande domanda del creato. Cosa c'è là fuori? Ma scusami, ma non siamo nel 2333 e abbiamo appena volato tra 10 lune diverse? Non dovremmo già in parte saperlo? Non c'è un cazzo. Siamo soli e tristi. Bello. You'll be part of solving that puzzle now. Siamo alti quanto il suo naso. So, you found something? The new guy found it. You dug up the artifact, right? That means you saw it. The visions? Chi glielo dice che non ha la bombola d'ossigeno con sé? Paradiso. Cioè, paradiso proprio si chiama. Ragazzi, sapete qual è il mio problema? A me non fanno impazzire gli sci-fi, gli schifi. Non mi piace l'ambientazione, quella appunto spaziale. Mi piace, ma in alcuni contesti. Ora, l'idea che la Bethesda ha uno spiccato programma di personalizzazione del personaggio, una creazione del personaggio, penso che la Bethesda sia il numero uno. Perché ti permette proprio di fare il GDR, il gioco di ruolo, come Dio comanda, a partire proprio dalla creazione proprio fisica del personaggio. Quindi ci sta, figo. Il problema è che quando io gli faccio tutta la bella faccia che voglio, se poi dopo lo metto dentro un'armatura che pare un pigiama e io mi devo tenere addosso un pigiama per 72, 100, 200.000 ore di gioco, non è che non mi diverto, ma non mi piace. Capito? Perché abbiamo addosso un pigiama, perché siamo degli spazionauti. Cioè io mi vestivo così...
quando andavo a dormire a 2 anni. Andavo nel mondo dei sogni. Who sold me this? Told me that it spoke to him. Of course, the settled systems is full of groups. Spaceport. Col casco, sì. Senza mutande, ovviamente. Perché il pigiama, avevo il pigiama quello che sbottonavi dietro, usciva il culetto. Pratico. Vedete che è un pigiama? Adesso ditemi che non è un pigiama e che è figo. E ragazzi, con tutto il rispetto, avete dei gusti strani. Ah bello, ecco questo è figo. I livelli con la... oh la madonna. I livelli senza gravità sono carini. C'è, si vede che c'è anche della... come si chiama? C'è del No Man's Sky. Forever. Tratto da una storia falsa. Ma dov'era? Ma era in posa da 10 minuti così? Cioè io mi immagino che mentre va il trailer questi fissano la telecamera nel vuoto. Cioè si mettono in posa per la... si mettono così? E stanno così 10 minuti a fissare la telecamera. Ecco, vedete, la creazione del personaggio. Incredibile, sono tutti ridicoli. Ok, possiamo fare del body shaming ai personaggi. Lei è una camminata da gatta attraente. Poi vedete, si mette il pigiama e rovina tutto. Ah, lui ha già il casco? Ah no, è pelato. Come introverso, figa, no! Dio, iniziamo! Cazzo, l'hanno messo anche qua! Porca puttana, ci risiamo con sta vaccata dell'introverso. Non è un tratto da... non ci si deve vantare. È una problematica. Cosa vuol dire... è introverso il personaggio. Cosa vuol dire quindi? Che non parla con gli NPC? Non gli danno le quest? Che cazzo vuol dire che c'è il personaggio introverso? But it's not just in how you can look, but in how your character plays and develops. Ma che cazzo di vestiti belli hanno? Bellissimo. Beh, l'HUD è sempre figa. Mi manca il Vault Boy, però. Dalle hashtags. Ah. Pucciosi ma letali. Non lo so, ragazzi. Vi ricordate quando iniziò la pandemia? E c'erano quelle fantastiche immagini che venivano dalla Cina, dove c'erano gli uomini che agguantavano le persone con delle reti giganti, come fossero dei gatti, degli acalabbiacani. Ecco, quegli uomini erano vestiti così, vi ricordate? Mi ricorda quei particolari momenti della nostra vita. Ah, quindi ha messo una batteria del Black & Decker sotto la pistola. Però i mostri sono fighi, eh. Vabbè, questa roba qui. E ogni volta che sento una presentazione della Bethesda e sento la voce di lui di sfondo, mi si cementa il buco del culo, vi giuro. Che bello sto robottino. Ne voglio 30. Ah, ti puoi costruire pure l'astronave? Beh, questo è figo, dai. Ma dentro o proprio fuori, mettergli i pezzi? Cioè, se io gli disegno, gli metto uno sticker delle fiamme per far andare più veloce, andrà più veloce? Puoi customizzare il look, gli ha staccato la cabina di comando. Questo è figo. Questo è molto figo. Però, con tutto il rispetto, ragazzi, veramente con tutto il rispetto che posso avere per la Bethesda, per Tom Holland qui e per la Microsoft, questo gioco esiste già da circa 7-8 anni. Quindi non capisco che cazzo... cioè, doveva essere chissà quale innovazione. Io... ste robe le abbiamo già viste mille volte. Quindi qual è la caratteristica che differenzia questo Starfield dal resto? Questo voglio sapere io.
It's not just how the ship looks, it's how it performs, from engines to shields to weapon systems, because yes, you can fly it. Ma cosa cazzo? Che... Cioè, non è soltanto l'aspetto della nave, ma anche come questa è performante, perché sì, la potete usare, potete volarci. E grazie al cazzo! Cioè, che frase è? Mi sembrava abbastanza ovvio. Cioè, in fin dei conti è un gioco sullo spazio, o no? Guarda l'infinità del creato. Ma la Terra è piatta, però, attenzione. Tutti sono tondi sferici, tranne la Terra, che è piatta. Ma... Ah, questo è proprio No Man's Sky. E prima di No Man's Sky altri 10 giochi. Boh, non so, ragazzi. Ve lo dico. Non è per... Cioè, veramente, non è per rompere il cazzo. Perché se mi avessero fatto Elder Scroll, so già cosa aspettarmi. Non chiedo di più. Voglio proprio uno Skyrim 2.0. Non me ne frega un cazzo. Mi va benissimo. Ma siccome tu mi dici che stai lavorando a una 9P e che sarà il futuro, bla bla bla, e come al solito devono hypare con 1300... Allora fammi roba nuova, perché sta roba qua che cazzo c'è di diverso, scusami. Cioè, veramente. Veramente, c'è niente di nuovo. Io, l'unica cosa sulla quale a sto punto immagino che punti è la trama. L'ambientazione, vabbè, se piace, per carità. A me non fa impazzire, però, appunto, può piacere. Però a sto punto spero che abbia una trama di quelle spaccamascella che ti tiene lì, un po' come era Fallout 3, che tu proprio hai la genesi del tuo personaggio, che lo vedi da quando è bambino, finché non muore. Spoiler. For all of you to experience the game, thanks again for being with us today, and thanks for all the support you've given us over the decades, especially on this game. It's been an incredible journey for us making it, but we know that's really only the beginning, for it's when all of you play it that the real journey begins. Grazie mille. And you may be wondering just how big is this game? Quanto è grande il gioco? Vediamo. Take one last moment and show you. Ok, ci mostrano quanto è grande il gioco. È grande così come un gioco normale. You can land in New Atlantis. Ok. You can also land and explore anywhere on the planet. Ok, poi ok, quindi ogni pianeta lo si può esplorare. Ok. All the planets in the system. Allora, quando tu mi dici tutti i pianeti, ha detto giustamente pianeti, non stelle, quindi nel sole non ci posso nuotare dentro, o posso, perché mi piacerebbe. Resource heavy ice balls to Goldilocks planets with life. And not just this system, but over 100 systems. Over 1000 planets. Ok. All open for you to 100 sistemi solari più di 1000 pianeti. To see what you find. Sono più di 1000 pianeti. Ecco, l'unica roba che vorrei vedere è questa, la biodiversità. Ma... Spirit? Che figata. Bello questo. Questa cos'è? La luna? È bello come ogni bioma degli altri pianeti è identico al nostro pianeta, ma è incredibile che faccia parte di tutto di un grande disegno. Starfield. Buono, ci saranno anche i rover e la Voyager? Possibile. La tundra, ragazzi, la tundra è su Giove. Coming Zoz, no? Zoze. Coming Zoze. Ok, ottimo. 2023, perfetto. Ci sono altri trailer che volete vedere della serata scusate, Microsoft. Ditemi di sì, per favore. Su Marte ci sarà Elon Musk come boss segreto? Sei molto simpatico. Io farei un GDR horror indie? Te lo faccio io? Sì, lo faccio io, sì.
Qualche gioco di carte? No, grazie. Mi piace videogiocare sul serio. Voglio che esca The Forest 2. Aspettate. Capiterà. Chi lei? Mike. Rotto Valhalla. Sto piangendo sabbia. Guarda il trailer di Scorn. Ah! A me. C'è roba nuova di Scorn? Ti prego, dimmi di sì. Ragazzi, sì. Un minuto però. Perché gli ultimi 8 minuti di video che hanno fatto vedere facciamo un po' cagare. È proprio vero. Ciò che ci piace dura poco. Quindi? So che. Ah no, è vero, c'è il trailer che non ho visto di. Cioè, ragazzi, dopo 3 anni d'attesa è uscito il trailer del gioco che stavo aspettando da una vita. E Silk e Song. Adesso lo vediamo. 3 anni d'uscita, cioè 3 anni di tempo dopo l'annuncio. E ci siamo. Silk Sonic, Silk Song. E ci siamo finalmente beccati ben 1 minuto di trailer. E che? Quasi vibro. Ragazzi, incredibile ma vero. Via. A Undead Land. Oh, guardate le animazioni fatte a mano. Perché si chiamano animazioni. Già prevedo i nervi. Però c'è molta più mobilità rispetto al primo capitolo. E la personaggia è femmina, quindi insomma. Qualcuno sicuramente si potrà immedesimare di più. I nemici sono nemici. Minchia quanta abilità. Ma che roba? Non sta fermo un attimo. Questo mi piace. Molto più tecnico del primo. Questo volevo. Io questo che volevo da Hollow Knight all'inizio. Tutti mi hanno rotto i coglioni. Ma perché non ti è piaciuto Hollow Knight? Perché non è che non mi è piaciuto. È che comunque per me era limitato. Per quanto bello è limitato. Questo qua invece, secondo me, correggerà tutto ciò che è Hollow Knight. Tutti i problemini che aveva Hollow Knight, quindi non vedo l'ora di giocarlo perché penso che nei panni di un personaggio che effettivamente sa fare qualcosa, oltre che menare e saltare, ci si divertirà. Xbox, PC e Cloud, ma è un'esclusiva? No, scusami, è un'esclusiva? È un'esclusiva Xbox, ma non doveva uscire su PlayStation, su PC e su Switch? Ma no. Fatemi un po' vedere. Perché sennò digrigno i denti fortissimo. Sapete perché digrigno i denti fortissimo? A me non me ne frega Nel un corso dei cazzo. giorni Che passati cazzo è? durante il Summer Game Fest è Dado, stato. Bax. Non ti. Eh? Ognuno ha i suoi spazi su internet, eh? Minchia. Sapete perché? Perché. Allora, non me ne frega. Allora, io posso comprarlo su PC, posso comprarlo su Switch, posso comprarlo su PlayStation. Ho tutti quanti i dispositivi, l'hardware, eccetera. Però io colleziono i dischi. E se lo prendo su PC. Lo devo prendere in digitale. Se lo prendo su Xbox, non ce l'ho, devo per forza prenderlo su PC, quindi preferisco prenderlo su Switch o su PlayStation per avere la versione fisica. Già Starfield so che comprerò il gioco anche in versione fisica per PC, e questo mi rode, mi fa girare i coglioni, perché io colleziono i giochi e mi fa girare il cazzo sta roba. Però è una fisima mia, ovviamente, poi uno può dire, vabbè, ma sti cazzi, sei coglione tu, per carità, va bene, però ognuno c'ha i suoi. C'ha le sue robe. E il fatto che sia esclusiva Xbox mi fa un po' girare le palle, ma siamo sicuri che sia esclusiva Xbox? Esce pure su Switch. E su PlayStation? Facciamo che vado a cercare su internet, Andrea, perché io di te non mi fido. Allora, Silk Song. Anzi, ma se io scrivo multiplayer, multiplayer.it. Siamo scesi in pista, complimenti bravi. L'immenso GDR impressione alla conferenza Xbox. Non è vero, io non ero impressionato. Iniziamo già con i paroloni, c'è già gente che ha urlato gioco dell'anno guardando 15 minuti di roba già vista, però vabbè, questo ormai è l'epoca. Questo è l'internet in cui viviamo. Posso rivedere tutti qua? Scrivo Silk Song, scrivo Silk Song direttamente, ma Silk Song. Sì, no, Silk Song, non Silk Song. Silk Song. Come niente? Veramente? Ma è vero? No, niente? Non esce un cazzo? Non ci credo. Non esce un cazzo. Beh, ottimo il motore di ricerca di multiplayer. Allora.
Ma devo alzare le mani! Cioè, mi fanno vedere le notizie della nuova tizia che fa il cosplayer, Cristo Santo, la cosplay di qualche personaggio, immagini shock, le se vede le roba. Porca troia, ma mi dici, mi parli dei giochi, Dio buono, non me ne frega un cazzo. Andavo su un altro sito, qualora... No? Dio buono, Silk Song. Allora, multiplayer. Ah, vedi? Sarà disponibile... Allora, adesso io mi incazzo. Sarà disponibile su Xbox Game Pass al Day One. Ora è ufficiale. Bene. Ma? Scusate. E quello era abbastanza ovvio che sarebbe uscito lì. Tim Cherry non ha confermato la data, ovviamente. Basta, non si sa. A posto, non sappiamo. Non si sa. Sul sito c'è solo Xbox, Steam e Switch. Quindi ha tagliato fuori la Sony? Posso dire teste di cazzo? Perché hanno le due piattaforme su cui hanno venduto di più è stato PC e PlayStation? Mi sembra un po' una cagata. È stato annunciato anche Diablo 4. C'è il trailer? Andiamo a vedere. Basta, basta, basta. Poi è vero che i soldi rullano il mercato. Diablo 4, trailer, gameplay. 4 minuti. Sì, ci sta. Posso dedicargli del tempo. Sarà bello, speriamo di sì, cazzo. Sto aspettando Diablo 4. Tutto ciò che vedete è stato catturato su Xbox. Minchia, che graficozzo che c'è, bello. Oh. Oddio, creepy adesso. It takes all of the pillars of a Diablo game and just expands them. Ma la stanno costringendo questa ragazza? Perché piangi? Va tutto bene, ragazza, a posto. Che è successo? Whoever you see yourself being, you can create in Diablo 4. It's important to include robust character customization because then I can play the fantasy that I want. Beh, però è Diablo. Cioè. Speriamo che i personaggi siano interessanti. Il Barbarian. Ah, è vero che lui tira i calci. E io farò lui, immagino. O il druido o lui, devo scegliere. One of the really cool things about having an open world is your journey that you take throughout Diablo 4 is your own. There's no linear path that you have to follow. Mi piacciono i costumi. Peraltro con la barba bisogna vedere se c'è la barba, perché non in tutti i giochi ormai mettono la barba, ragazzi. C'è questa discriminazione qua. Ma c'è l'online, sì. Il Pellaro che spella. Però regas, dai, adesso va bene tutto, ma Cristo, ma fate vedere qualcosa di... Cioè, io qua continuo a vedere, io anni dopo anni continuo a vedere i trailer, per carità, vedo che ci sono delle migliorie grafiche che aggiungono qualche cazzatina letteralmente minuscola, ma i continui delle saghe sono tutta la stessa roba. Non mi puoi venire a dire ci saranno dungeon, ci saranno nemici, ci sarà open world, ma lo so già, è Diablo, porca puttana, ma che cazzo, ma dimmi la particolarità di che differenza questo Diablo dall'altro, ce ne ci sarà, no? No, nuovi personaggi, nuova storia, e vabbè, ma sti cazzi... Cioè, ma questo vale per tutti i videogiochi, sia chiaro, non è che voglio rompere i coglioni, vale per tutti i videogiochi, non vediamo più roba nuova se non negli indie, se non nei giochi indie. E in qualche magari tripla A che sì, tipo un Returnal, che cazzo ne so, o com'è che si chiamava quello lì della Microsoft, non mi ricordo più. Che figo sto qua, bello. Questa è una figata. Ritiro tutto quello che ho detto. È entrato in un portale? È uscito da un portale?
Ma che capelli! Ah, si può giocare online. Questa ragazza ogni volta che parla, poverina, mette tenerezza. Potete mettere la ragazza che piange? Mi rilassa. Voglio sentire la ragazza che piange di nuovo, vediamo se. Go there, you can start swinging away at people. But you're also opening yourself up to being swung at. Beh, wow. If you're like really really good, the game actually marks you as like a champion on the map. Vabbè, se sei molto bravo, il gioco diventa, insomma, facile. You basically become a loot pinata and everyone wants to chase you down. Giustamente, vabbè, ci sta. Endgame. The last story mission is really the beginning of a whole different part of the journey. Ah, cioè, l'ultima storia, l'ultima missione è l'inizio di un... Oddio, quanti colori, che casino. Eccola. Sembra che la sta minacciando nel mentre... Cioè, di... leggi, leggi cosa c'è scritto. Non voglio, leggi. È incredibile. Poverina emozionata, dai. È capibile, non rompete il cazzo! PvP. Sì, siamo molto vicini. Cazzo, sembra noi col fumetto. Bene. Bellino, dai. Questa è il riassunto. Prova a guardare il trailer di Cult of the Lamb. Non c'ho voglia. Ho spento. Cioè, ho spento anche il PC in questo momento. Sono un'immagine residua di internet io. Ma come sono sudato in faccia? Che cazzo è successo? Mi sta venendo un infarto. Non hai visto la doppiatrice? Non hai visto la doppiatrice dell'evento in Ita? Hai sentito? Perché si vede la doppiatrice? Tipo fa il coso dei segni nel mentre. Tutti i trailer sono su IGN. A me fanno cagare i giochi così. Deve piacere l'isometrico. Io adoro l'isometrico. A me piace un sacco. Scribblenauts sì, lo conosco. È uscito House of the Dead Remake. Le interessa la storia? No. La signora no. Mi preferisco guardarmi il film e basta. Sentito gioca a terra aria. Sai che allora ci ho provato, ma è veramente un gioco immenso e, però mi piace per certi aspetti anche più di Minecraft, cioè per molti aspetti più di Minecraft, perché è tutto ciò che non ha Minecraft, è come Minecraft ma è tutto ciò che non ha Minecraft, però non è ai livelli di Minecraft, non so se mi spiego. E mi piace Terraria, però magari un giorno ci potremmo fare una serie con Andrea, in cooperativa. Però non so, quei giochi lì, più che altro, sai, sono lunghi, cioè non finiscono mai. Beh, di Black Meat Wukong non si sa ancora un cazzo, hanno fatto vedere il trailer di 7 minuti. No, vabbè, sì, quella roba lì l'anno scorso, fighissimo, però non si sa ancora niente. Uscirà l'anno del topo. O del gatto. O del giaguaro. O del cincilla. Hai visto il trailer della nuova serie del Signore degli Anelli? Basta farmi male. Direi che stasera possiamo anche concludere così. Giocherai mai a qualcosa con noi? Qualcosa con noi non so che gioco sia, però cerchiamo dopo. Little Devil Inside si sa nulla? Sì, uscirà dicembre, se non erro. Quest'anno è l'anno del topo. Ah, cazzo, attenzione. Comunque sì, ragazzi, prima o poi giocheremo insieme a qualcosa. Prima o poi. È da quando abbiamo aperto il canale che lo dico, quindi voi aspettate, prima o poi. Hai visto un nuovo gioco di Harry Potter? Sì. Guarda il trailer di Warzone 2. Ma, domanda. Call of Duty Modern Warfare 2, che sta per uscire, è il remake o è un altro Call of Duty Modern Warfare? Risposta.
Risposta. Buonanotte, Dino. Grazie. È un altro. Era un altro. Altro gioco? Nuovo? Ma come? Quindi va comprato. Mi tocca spendere altri soldi, dite, per Call of Duty ancora? Solo perché c'è scritto Modern Warfare, diciamoci la verità. Il gioco di Gollum se lo possono tenere tranquillamente lì, il loro tesoro, se lo tengono loro. La cosa più semplice da fare è aprire un server Minecraft, però troppo classico. Ma no, ma ci sta anche Minecraft. Avevamo un'idea gigante di fare un server dove ognuno si... c'erano due fazioni, quei di giocatori. Volevamo fare questo per il canale. Per Minecraft. Due fazioni di giocatori. Quelli che volevano stare contro di noi, contro me e Andrea, facevano parte dell'esercito avversario. Quelli che volevano stare con noi facevano parte del nostro esercito e si faceva la guerra tra noi. Quindi si doveva costruire tipo il fortino, eccetera. Si aveva tipo 3 giorni di tempo per costruire la base e poi si parte in battaglia. Quindi arcieri a manetta. Però è una roba talmente tanto... cioè, che in realtà sul pratico si può anche fare. Ma dato che anche solo... noi una cosa abbiamo provato a fare insieme. Fu il torneo di For Honor. È finito come? Che di quelle 30 persone che si iscrissero ne partecipò una. Fate voi. Quindi, insomma. Il torneo poi ovviamente l'abbiamo fatto e ha vinto una persona. Hai finito Zelda? L'ho visto solo il clip da TikTok. Quale Zelda? L'ultimo? Skyward Sword HD? No, non l'abbiamo più finito. Ho avuto piccoli problemini nel mentre. Colpa tua, Dino? No, è colpa vostra. È proprio colpa vostra. Cioè, se fosse colpa mia direi sì, è colpa mia, avete ragione. Invece è proprio colpa vostra, ragazzi. Cioè, io ci ho provato, ma voi proprio... no. Si sono iscritti tanti di voi, ma poi non si è presentato nessuno. Dov'era Gondor quando aveva bisogno di noi? Quando avevamo bisogno di lei? E invece? Un po' noiosetto Zelda, dipende da che Zelda è. L'ultimo Zelda? Sì, effettivamente sì. Non è un gioco che tutti giocano, ma per carità, ma chi se ne frega? Cioè, e proprio a questa frase rispondo con chi se ne frega. Era per giocare insieme, noi abbiamo che all'epoca, siccome avevamo una community di For Honor, avevamo chiesto a voi se volevate farlo e ci avete detto di sì, quindi noi abbiamo organizzato. Delle persone che si sono iscritte, si è presentato uno o due massimo, adesso mi ricordo più. Quindi, sti cazzi. Hanno presentato un gameplay di A Plague Tale Requiem. Bene. Bene. Bestiacce, ci vediamo domani alle 21.30. Fate i bravi, fate i 30. Io vi ringrazio, come al solito. Spero che vi siate divertiti. Siamo andati avanti, ma siamo anche rimasti fermi. Incredibile. Un contrasto questa serata. Domani siateci, perché con Andrea parleremo... con Andrea e Zadek, perché ci sarà anche Zadek, parleremo... dello fumetto. Vi ricordo appunto che ci siamo quasi, cioè è qui, ma tutte le altre coppie sono di là. Dai, vi faccio vedere, posso farvi, vi faccio vedere, Andrea, posso far vedere un pezzo dentro del fumetto? Due pagine a cazzo, le pagine centrali, fallo, no spoiler, e io ve lo faccio vedere, vaffanculo. Ragazzi, quindi ci siamo, ragazzi, ed è solo grazie a voi. Quindi niente, grazie per tutto, bestiacce. Io veramente non so come ringraziarvi, veramente, a parte gli scherzi, a parte le minchiate. Questo è un progetto alla quale noi teniamo tantissimo ed è soltanto grazie a voi. Ovviamente qua trovate anche i ringraziamenti e voi proprio, perché ci sono tutti i Patreon, c'è la vostra paginetta dedicata a voi, bestiacce, quindi non si vede. Io vi ringrazio veramente di cuore. Comunque domani ne parliamo meglio, ne approfondiamo, quindi domani siateci alle 21.30, indipendentemente se siete interessati o meno al fumetto, perché comunque c'è Mario Skirtirfir, siateci, un gioco islandese,
Quindi giochiamo al gioco del pallone, perché il gioco del calcio non è uno sport, è solo un gioco, altrimenti si chiamava lo sport del calcio, invece si dice il gioco del calcio, e lo giocano dai bambini di 8 anni agli adulti di 80, quindi vedete, è proprio un gioco, non è uno sport vero e proprio. Noi ci vediamo domani alle 21:30 col gioco del pallone, io vi voglio bene e niente bestiacce, grazie di tutto, grazie per farmi compagnia ogni sera, buonanotte.